bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò di due prodotti per la cura dei capelli, quindi lo shampoo di So Bio e lo shampoo della Sien Nature. E ora vi mostro l'inci. Sono due shampoo che non costano comunque tantissimo. Questo qua si aggira circa 4,99 euro, questa è proprio una cavolata. Quando esce in edizione limitata meno di 2 euro sicuro, adesso non me lo ricordo. Come sempre ho i capelli sparaflesciati, qua c'è qualche baby capello che proprio non riesce a stare a posto, spero che mi perdoniate. E allora partiamo dallo shampoo di So Bio Etique. Questo è uno dei ultimi arrivati in casa di So Bio Etique, l'ho scoperto perché pensavo che c'era già da mo'. È il primo shampoo che ho acquistato di questa linea, di questa marca, è il primo shampoo in assoluto che provo, forse il primo prodotto in assoluto che provo di questo brand. Allora, sono 250 ml di prodotto, 6 mesi di PAO, certificato è bio organic. Questo è uno shampoo per tutti i tipi di capelli, con il latte di mandorla e proteine del riso. Cosa promette questo shampoo? Questo shampoo promette capelli morbidi, morbidezza e lucentezza, insomma. Allora, questo shampoo è stata una scoperta per me perché mi piace veramente, veramente tanto. Credo di avervelo messo nei top di questo mese. Allora, io sono circa qui. Lo utilizzo puro, non lo vado a diluire perché secondo me è estremamente delicato. La profumazione, ragazze, se vi piace la mandorla, prendete questo prodotto solo per la profumazione, perché ha una profumazione di mandorla fantastica. La consistenza è una consistenza cremosa, quasi un latte più che crema, vedete? È così, molto liquido, no, però abbastanza liquido. Io lo utilizzo nei weekend, perché lavo i capelli due volte a settimana, per chi non lo sapesse, ho i capelli normali, nel senso che ho la cute normale con le lunghezze che tendono a seccarsi, e anche questo è molto normale, perché avendo i capelli lunghi, che voi forse non percepite, ma mi sono arrivati sopra il sedere ormai, quindi tendono a seccarsi sulle lunghezze, soprattutto sulle punte. Io lo utilizzo puro questo shampoo perché lo trovo veramente efficace, e lo utilizzo soprattutto perché mi rende i capelli fantastici. Allora, con questo shampoo, ma in generale, io faccio solo un lavaggio sotto la doccia, nel senso, non faccio mai due lavaggi per essere sicura di avere i capelli puliti, salvo che non faccio un impacco pre-shampoo. Quando faccio un impacco pre-shampoo, lì sì che faccio due passate, perché ho paura che rimanga qualche residuo che mi vada ad appesantire i capelli. Altrimenti, anche se ho i capelli sporchi tipo da una settimana, faccio solo un lavaggio perché è più che sufficiente per i miei capelli. Questo prodotto lava veramente benissimo i capelli, fa tantissima schiuma, ma nonostante questa schiuma molto consistente, però allo stesso momento morbida, non va assolutamente a aggredire i capelli, infatti è molto molto delicato. Però delicato non significa che non vada a lavare bene i capelli, perché va veramente a pulire bene il cuoio capelluto, però non sentite la sensazione di un cuoio capelluto sgrassato, perché come vi ho già detto prima, è delicato, è proprio delicato, quasi protettivo sulla cute, ma nello stesso momento molto molto efficace. Va veramente a lavare tantissimo i capelli, non aggredendo la cute. Infatti io non dopo aver asciugato i capelli non ho la sensazione di prurito, non ho la cute arrossata, cosa che
solitamente mi succede quando utilizzo dei shampoo che non vanno bene, o anche prima di utilizzare gli shampoo bio, comunque utilizzando dei prodotti che magari sì, sono bio ma sono tantino aggressivi, mi si arrossa la cute e crea quelle crosticine fastidiose. Con questo shampoo assolutamente no, è fantastico, basta solo una passata e mi lascia i capelli morbidissimi, morbidissimi. Però questa morbidezza la avverto quando vado ad asciugare i capelli, perché dopo aver lavato subito sotto la doccia i miei capelli comunque necessitano di un balsamo per forza, perché sono fini, sono lunghi, si annodano. Posso utilizzare lo shampoo più nutriente e idratante del mondo, ma i nodi ce li avrò sempre lì. Quindi vado per forza a utilizzare il balsamo. Sui miei capelli, come tutti i shampoo, avverto la sensazione di attrito tra i capelli, ma su di me è una cosa normalissima, perché mi fa capire che il capello è pulito e non devo fare più passate. Almeno io lo percepisco così, infatti affidandomi a questa sensazione non ho mai avuto problemi. Mi lascia i capelli molto morbidi, luminosi, non appesantiti assolutamente. La cosa fantastica è che anche se io faccio solo un lavaggio sotto la doccia, mi lascia i capelli puliti per 4 giorni. Ciò vuol dire che io al 4° giorno arrivo con i capelli belli. Se non ho tempo, posso temporeggiare e dire vabbè, li laverò il giorno successivo, perché visibilmente non sono i capelli da lavare, e questa cosa qua è fantastica. Il profumo permane sui capelli, ma su di me permane poco, perché io sono una fumatrice, una volta che vado a fumare la sigaretta i miei capelli un po' assorbono il fumo. Però la profumazione è molto delicata, la profumazione di mandorla comunque la percepite sui capelli, e i capelli rimangono veramente soffici, cioè soffici. Io ho i capelli lunghi, però li sento soffici, capite voi. E niente, a chi lo potrei consigliare? Qua c'è scritto per tutti i tipi di capelli, sono completamente d'accordo, perché non va né idratare, né appesantire, né nutrire, ma semplicemente svolge la sua azione basica, ovvero lavare bene i capelli senza andare a aggredire la cute. Quindi secondo me è super adatto anche per le persone con la cute grassa, cute sensibile, anche per i capelli secchi, perché grazie all'estratto di olio di mandorle comunque è molto delicato e va veramente a detergere in maniera soft ma efficace. Non crea prurito, non mi ha creato nessun problema e mi piace veramente tanto, ma tanto, perché ne basta pochissimo prodotto. Anche io, avendo i capelli lunghi, me ne basta poco, perché se io già lavo bene la cute, faccio solo scendere la schiuma, faccio un po' così sui capelli, li crunch un po', mi lava anche le lunghezze. Certo, le lunghezze non saranno mai così sporche come la cute, però è fantastico, mi piace tantissimo e seriamente vi consiglio di provarlo, perché è un prodotto che va provato, soprattutto perché lascia i capelli puliti e potete temporeggiare. Un altro prodotto che sto utilizzando è appunto lo shampoo di Sienature alla Wild Rose. Questo è certificato Natural, lo potete reperire alla Lidl quando c'è l'edizione limitata, quando esce insieme allo shampoo e tutti gli altri prodotti per il viso e per il corpo. Costa una cacchiata, ha una profumazione di rosa molto delicata, proprio quella coccolosa, buona, non quella da cimitero, quella pungente, o comunque non una rosa chimica. Ha una consistenza in gel, quindi hanno due consistenze diverse questi shampoo. Questa ha una consistenza in gel e anche questo lo utilizzo, io lo utilizzo come lavaggio infrasettimanale e lo utilizzo puro, perché anche questo è molto delicato, nonostante sia in gel, fa tantissima schiuma ma non va assolutamente ad aggredire i capelli. Lava molto molto bene e anche con questo faccio una passata sui capelli. Questo shampoo non mi lascia la sensazione di attrito, cioè me la lascia ma è meno percepibile rispetto a questo. E infatti io ho provato una volta a fare due passaggi sotto la doccia, due lavaggi, e in quel caso lì mi è andato leggermente a aggredire la cute.
quindi si sono sporcati molto più velocemente. Questo già a priori uno shampoo comunque delicato e idratante. Facendo due passate sono andata a idratare ancora di più i capelli, ma allo stesso tempo a sgrassarli, quindi la mia cute si è ribellata un pochino e ha prodotto più sebo. Però ecco, è uno shampoo idratante che io potrei utilizzare tantissimo in estate se vado in piscina, al mare, per lavarle anche tutti i giorni, perché è molto delicato, non va ad aggredire la cute, non va a seccare i capelli, non li sgrassa eccessivamente. Anche questo lascia i capelli luminosi, lascia i capelli visibilmente più sani. L'unico neo di questo prodotto è che non mi fa durare, cioè mi fa durare 4 giorni canonici dei miei capelli, però al quarto giorno li devo lavare. Io non posso temporeggiare perché si vede perché lo sporco proprio, cioè io non ho i capelli grassi, ho la cute normale, però con questo shampoo al quarto giorno sembrano capelli grassi, cioè sono sporchi e sono da lavare. Quindi è un buon prodotto, però mi costringe ad utilizzare un altro prodotto per alternarlo, se no non riesco a temporeggiare. Io non posso stare a programmare la mia vita basandomi sui lavaggi dei capelli, io ho bisogno di un prodotto che riesca a tenere quel giorno in più. Però mi piace lo stesso utilizzare questo prodotto, è molto valido, la profumazione permane sui capelli, non mi secca i capelli, ha un pochino di idratazione, non direi un primo step di idratazione, ma un pochino di idratazione dà. Quindi sicuramente adatto per i capelli normali che tendono a seccarsi, ai capelli grassi non credo. Però per il resto sono due shampoo che io sto utilizzando con grande, grande soddisfazione. Infatti mi sento fortunata perché a volte non è che mi trovo bene con entrambi i shampoo. Alterno sempre due prodotti per due motivi, giusto per non far abituare i capelli allo stesso principio attivo, allo stesso prodotto, e perché mi piace sempre vedere un barattolino nuovo sotto la doccia. E niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi due prodotti, se li avete provati, se avete qualche prodotto da consigliarmi. Io come sempre vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze!